E questo invece è il Neo Mostro, la nuova apocalittica sede della mega ditta. Ecco, lassù in alto, dove ovviamente batte il sole, al 12° piano mi sta aspettando il mega presidente galattico in persona, Lucien Segurì, amministratore delegato e vice direttore generale dell'Italia Impianti. È permesso? Prego. Permesso? Buongiorno, mi deve scusare. Posso darle la mano? Certo, per carità. Questa... Si accomoda. Mi posso sedere? Ma certo, perché? Queste, ecco, no, le spiego, perché lei forse sa un po' la mia storia, no? Io sono stato... Qualcosa ho sentito, sì. Ho sentito raccontare. Non tutto proprio, ma insomma. Cioè, io sono abbastanza, nonostante tutto, emozionato, perché questo è un po' l'Empireo, cioè è la stanza del presidente galattico, per intendere. Queste poltroncine non sono di pelle umana, no? No. Sai che io raccontavo che c'erano varie gradazioni di pelle, cioè c'era lo Sky per i dirigenti piccoli, poi c'era il cuoio e per i galattici come lei la pelle umana. Ma devo dire che è stato un po' democratizzato, come lei vede, ormai è plastica e tutti usiamo plastica. Anche queste sono di plastica, certo. Una delusione. Mi dispiace. Ecco, le devo fare una confessione, cioè, entrando qua dentro, lo schema, cioè l'iconografia classica del mega presidente, per me era legata ai simboli del potere, che erano l'immancabile pianta di ficus, e qualche bel quadro naif alla parete, le tende lunghe, la moquette che c'è, ma non è una moquette però molto fastosa. Perché questo? Perché lei vive in questo clima quasi francescano, ecco, io che racconto quando esco, perché mi domanderanno ma com'era la stanza. Ma devo dire che i segni del potere esistono, ma sono modificati. Ah, ecco, questo è importante. Qui, per esempio, c'è una fotografia, sono col Presidente della Repubblica del Messico, Echevarría. Sì. Va bene. Siamo a Taranto e vediamo un altoforno in fotografia, sì, che poi sono riuscito a venderli e che è stato costruito. Sembra poco, ma è tanto. Qui lei vede una specie di disegno dove si vedono, sì, un piccolo porto a piccola dimensione e poi delle cose schematiche in colore. E il disegno che ho messo sul tavolo dello Shah, facendogli intravedere che cosa poteva essere Bandar Abbas, si è interessato molto, mi ha chiesto ma sono 4 o 6 i forni, me lo ricordo ancora. E poi la trattativa è andata avanti per 3 anni, adesso abbiamo concluso i contratti. È una grande acciaieria. È una grande acciaieria in Iran. Che io quando incontravo, non dico perché il Galattico io non l'avevo mai incontrato nella mia vita, ma quando incontravo un dirigente, un direttore, avevo dei sintomi precisi, cioè le mani sudavano. Davvero? Sì, la frazione azzerata e c'era in tutti una leggera tendenza a incurvare il capo. Ma che cosa si temeva praticamente? Nulla in realtà, si temeva. Era una reazione spontanea. Era una reazione spontanea al servilismo, e si diceva, mi ricordo che c'era un eccesso di titoli, e avrebbe signor dottor ingegnere. Un'accumulazione? Si diceva prof, professore, alle volte Lupman. Veda, io sono amministratore delegato, non ho titolo, non ho nessun titolo, anche perché ho studiato all'estero e non in Italia. Dunque, sì, non sono neanche ingegnere, qualcuno mi dice ingegnere, qualcuno no. Dunque, altri tempi, dottore neanche in sogno, non parliamo adesso di commendatore o altre cose di questo tipo. No, sono cambiati i tempi. Senta, glielo chiedo senza servilismo, glielo chiedo, insomma, così, alla buona, come si fa adesso nei corridoi di questa ditta. Lei, ora come ora, mi riassumerebbe? Dica la verità. Ora come ora, sì. E lei come lei sì, è sì, ora? Sì, ma, aggiungerei 2 o 3 volte. L'età... L'esperienza, il background, sì, poi per fare che cosa? Direi che i miei poteri di assunzione sono limitatissimi. Sì. Io direi che se io volevo farla assumere per fargli, sì, piacere o per la simpatia che, sì, che ho per lei o perché qualcuno alla RAI o altrove, sì, mi avrebbe raccomandato questa cosa, sarei quasi impotente. O farebbe una specie di colpo di forza, sì, un'imposizione che saprebbero tutti, certo, e che verrebbe a carico della mia gestione. Okay. Dunque potrei forse farlo, ma sarebbe molto difficile. E chi mi lo fa fare di rischiare la mia, sì, reputazione di manager sano soltanto per assumere lei? Dunque credo che sarebbe difficile. Molto difficile, va, sì, bene, è una, sì, leggera, sì, delusione. Sì. E senta, mi tolga l'ultimo dubbio, perché io non voglio avere rimpianti. Io, se fossi rimasto qua dentro, se 11 anni fa non mi fossi licenziato per andare a tentare questa avventura a Roma,
che strada avrei avuto? Direi che sarebbe stato, secondo me, così, insoddisfatto, ecco. Insoddisfatto. Molto. Quindi mi tranquillizza. Bene. Io credo che, conoscendo oggi la sua personalità, ha fatto bene a un certo momento di scegliere la strada della sua affermazione laddove aveva più da dire, ecco. È ricevuto dal mega vicepresidente galattico in persona. Non lo sarei mai aspettato, dico la verità. Beh, lui ha detto, avete sentito, no? Che è cambiato tutto. Che gli impiegati vivono meglio, che hanno molta luce, che la mentalità è cambiata, in effetti sono passati molti anni. Diamo un'occhiata qui a questa stanza. Venite, venite. Ma il classico barrato di una volta. Il vecchio barrato da impiegato sta dormendo con gli occhi aperti. Una tecnica raffinatissima. E lì? Il dormitore angolare. Per diventare dormitori angolari ci vogliono almeno 18 anni di servizio. Incredibile. Dormitore angolare. E questo? Il dormitore plateale. Beh, questo è uno nuovo, un novizio, ma ho la sensazione che stia sognando. Forse prati verdi, campagna. Sta sognando, beato lui. Villaggio! Villaggio! Prima di andare via, mi dica la verità! Sì! Fantozzi, sono io o no? Sì, il vero Fantozzi è solo lei! Ma mi raccomando, non lo dica a nessuno! Grazie! Addio! Addio!